Avverto che se non ci sono obiezioni, le audizioni in programma quest'oggi saranno rese pubbliche mediante attivazione dell'impianto audiovisivo con trasmissione in diretta audiovisiva anche sui canali web, TV, YouTube, satellitare del Senato. Inoltre informo che la documentazione consegnata, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulle pagine web della Commissione. Se non ci sono obiezioni, proseguiamo dando il benvenuto al dottor Daniele Orletti, presidente COES Italia, conducenti emergenza sanitaria, al quale diamo subito la parola. Grazie. Dottor Orletti? Sì, mi sentite? Sì, prego. Benissimo. Innanzitutto la Presidente la volevo ringraziare, ringrazio tutti i presenti, senatrici e senatori dell'invito. Per quanto riguarda la disciplina dell'autista soccorritore, la nostra associazione rappresenta tutti gli autisti di ambulanza d'Italia. Abbiamo i nostri comitati regionali, quindi in qualche maniera sintetizziamo un po' quella che è l'esigenza e le istanze, diciamo, di tutti i professionisti e anche, diciamo, del mondo del volontariato. È una disciplina molto attesa da parte della categoria e, diciamo, negli ultimi mesi è diventata un'esigenza, per quanto riguarda diciamo, l'istituzione del profilo professionale di tutto diciamo, il sistema dell'emergenza territoriale. Anche le altre figure professionali, quindi per esempio le associazioni scientifiche, dei medici e infermieri, riconoscono che siamo nel momento in cui dobbiamo in qualche maniera procedere alla regolamentazione del profilo professionale, soprattutto per rendere uniforme e omogenea la professionalità degli autisti di ambulanza, perché ad oggi comunque sia questo dato non lo abbiamo una difformità sul territorio. E quindi andrebbe sanata con una legge che definisca quelle che sono le competenze, le funzioni e le mansioni, e quindi di conseguenza anche quello che è diciamo, il percorso formativo per l'istituzione del profilo professionale. Tengo a nome di tutti gli autisti d'Italia a ringraziare la Commissione per l'attenzione che sta prestando, adesso in particolare, ma sempre, ci siamo sentiti sempre molto vicini da questo punto di vista, perché abbiamo visto anche che, diciamo, anche a livello di produzione di DDL siamo arrivati a ben a 4, quindi vuol dire che, diciamo, c'è l'attenzione da parte della Commissione alla nostra istanza, e questo chiaramente ci fa molto piacere, ma soprattutto, diciamo, quella che è la nostra azione, oltre a, diciamo, al fatto di regolamentare la nostra professionalità, il primo obiettivo è quello di arrivare a elevare la qualità del servizio offerto al cittadino, regolamentando appunto quelle che sono le nostre azioni. E, diciamo che abbiamo avuto nel corso del tempo, diciamo, dei momenti diciamo, di stallo, però diciamo, la categoria degli autisti soccorritori insieme ai medici e agli infermieri ha saputo comunque rispondere in maniera pronta ed efficace a quelle che sono state le esigenze che ci ha posto di fronte la pandemia. Noi ci siamo trovati sostanzialmente in prima linea insieme ai medici e agli infermieri e non ci siamo tirati indietro, abbiamo affrontato la problematica che si poneva. Sostanzialmente ci siamo dovuti inventare addirittura delle procedure, perché comunque sia all'inizio diciamo, eravamo completamente sguarniti e sostanzialmente siamo riusciti a far sì che la macchina organizzativa dei sistemi sanitari regionali potesse funzionare sia dal punto di vista dell'assistenza dei pazienti a domicilio e quindi eventualmente con le sperimentazioni, dall'altra parte abbiamo contribuito H24 a trasportare i pazienti dagli ospedali agli hub che erano stati predisposti a livello regionale appunto per accogliere, diciamo, i pazienti Covid. Soprattutto nella prima e nella seconda ondata, chiaramente è stato un periodo molto difficile e in qualche maniera ci siamo sentiti un po', diciamo, non debitamente considerati come componente del sistema di emergenza. In realtà l'autista soccorritore è la componente maggioritaria, perché
perché comunque su tutti i mezzi di soccorso sanitario, quindi le ambulanze, le automediche, o quasi tutti sostanzialmente, è presente l'autista soccorritore. L'autista soccorritore diventa autista soccorritore nel momento in cui c'è stato il passaggio dal sistema di soccorso territoriale, scoop and run, e quindi diciamo agli inizi del 118, dell'emergenza sanitaria extraospedaliera, dove praticamente l'ambulanza arrivava sul posto e trasportava in maniera più veloce possibile il paziente nel primo ospedale, quindi in ospedale più vicino. Adesso l'approccio è completamente diverso, vista anche comunque la diversa organizzazione degli ospedali, delle specialità, i livelli di DEA, e quindi l'approccio al soccorso oggi è completamente diverso, nel senso che si procede comunque alla stabilizzazione del paziente, eventuale somministrazione di farmaci, e una volta ipotizzata la diagnosi, viene indirizzato nell'ospedale che è, diciamo, più adeguato in base alla patologia che ha appunto il paziente. In questo contesto, quindi, di collaborazione, di operazioni che vengono fatte sul posto, l'autista soccorritore collabora con, diciamo, l'equipe sanitaria per, diciamo, quelle che sono le sue competenze, le sue mansioni. Dall'altra parte, anche a livello tecnologico, anche a livello, diciamo, dei mezzi che ci vengono messi a disposizione, chiaramente c'è stato diciamo, un salto epocale, nel senso che ad oggi i mezzi sono molto efficienti, assolutamente efficienti, hanno dei sistemi di protezione attiva e passiva e hanno anche comunque una strumentazione di bordo, diciamo, piuttosto complessa, e quindi è assolutamente necessaria andare a regolamentare quella che è, diciamo, la formazione di chi utilizza questi mezzi di soccorso, perché comunque, diciamo, dal punto di vista sanitario sono sostanzialmente degli ospedali dei pronto soccorsi, delle sale emergenze che vanno sul territorio. E dall'altra parte comunque i mezzi, pur se efficienti, eccetera, chiaramente debbono essere condotti con diligenza e prudenza, perché comunque lavoriamo sempre su strada. È vero che possiamo non rispettare le norme del codice della strada, ma diciamo, i criteri di diligenza e prudenza sono assolutamente, diciamo, importanti e fondamentali, perché comunque la nostra azione non deve essere mai non deve mai creare, diciamo, dei potenziali rischi all'utenza della strada. E quindi, diciamo, in questo contesto, in questa evoluzione, la nostra professione è cresciuta, si è adattata, si è modellata un po' a quello che erano le esigenze del sistema, sono state le esigenze del sistema, e quindi siamo arrivati a un punto in cui la sola, diciamo, esperienza non è sufficiente a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale un servizio adeguato, e quindi chiaramente cerchiamo di in qualche maniera regolamentarlo, e pensiamo che l'istituzione della figura professionale non debba e non lo farà, non dovrà impattare negativamente sulle organizzazioni dei sistemi di emergenza territoriale regionale, e anzi potrebbe essere un'occasione invece, anzi non potrebbe, ma sicuramente sarà un'occasione di crescita insieme a tutte le altre componenti, se mi riferisco ai sanitari, del sistema 118. Io come relazione direi che penso di aver detto più o meno tutto in termini generici. Non so se ci sono delle domande o devo andare un po' più nello specifico, nel tecnico. Presidente? Dottor Orletti, diamo spazio alle domande adesso dei colleghi senatori e senatrici. Il senatore Marinello. Mi sentite? Sì, Sì, pronto? sì. Mi date conferma che mi sentite? Sì, Sì, ti sentiamo bene. sentiamo. Oh, va bene. Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente per avermi dato la parola. Non sono venuto di presenza in commissione perché c'era una bella attività, io sono un ecologista nato, su Mare Vivo, sulla riva del Tevere c'era Sergio Costa e via discorrendo. Quindi eccomi qua, sono sicuramente presente, e ieri con il dottore Orpresti ci siamo incontrati pure a Firenze perché c'era un convegno molto importante sull'organizzazione dell'emergenza territoriale su 118, perché ci sono altri disegni di legge, e quando mi è stata data la parola tutti conoscevano e conoscono bene, anzi colgo l'occasione per portare saluti ai
e le congratulazioni da parte dei componenti dei congressuali alla Presidente Parente, perché guardano di buon occhio e sanno l'impegno che sta mettendo anche tutta la Commissione Sanità perché questo disegno di legge sull'autismo soccorritore possa giungere alla fine dell'iter legislativo. Andando all'intervento del dottor Orletti, condivido pienamente quello che lui ha detto e vorrei aggiungere, non l'ho mai detto, che l'autista soccorritore è una persona speciale perché non solo deve avere delle capacità di poter intervenire e interloquire con la centrale operativa e con i mezzi di soccorso, con le linee di soccorso e via discorrendo, ma deve sapere condurre l'ambulanza, che è un mezzo di soccorso e non è una macchina qualunque, con dovizia di particolare, principalmente in sicurezza. Quindi questo per ribadire la necessità che tutto questo personale che è adibito e che da 30 anni aspetta una regolamentazione, spero che possa andare a breve a completamento del suo iter legislativo, perché queste persone che sono degli operatori, come dicevo, speciali, non solo devono avere una qualifica, specie la nuova generazione che si intromette e ha la possibilità di lavorare, ma devono avere anche la possibilità di fare un corso, perché noi parliamo di un personale laico, deve conoscere anche la terminologia e la terminologia medica. Quindi credo, e con le call che noi abbiamo fatto, con gli interventi che abbiamo fatto in tutta Italia e anche con l'attività congressuale, la voglia credo di tutte le forze politiche ci sono. Poi i piccoli particolari si possono sicuramente risolvere. Quindi io ringrazio il dottore Orletti e tutta la commissione, in particolare con la presidente Parente, perché questo disegno di legge possa giungere a breve al completamento del suo iter legislativo. Grazie. Grazie, senatrice Boldrini. Dunque, spero. Mi sentiate? Mi sentite? Sono poco lontano dalla commissione, ma non sono riuscita ad arrivare, però era molto interessante questa audizione. Anch'io ringrazio il presidente Orletti, perché davvero mi associo a quanto ha detto anche il senatore Marinello. Io credo che sia l'occasione ormai alla quale non possiamo mancare per il riconoscimento di questa figura. Ci abbiamo provato un po' tutti quanti come forze politiche durante il percorso, anche con emendamenti, però ritengo che sia necessario in assoluto avere una normativa, diciamo, a livello nazionale, una legge, così come è stata predisposta da alcuni dei senatori, appunto, che l'hanno depositato dei testi, perché non si può una figura così importante essere rilasciata attraverso un emendamento. Io credo che una norma sia sempre ben specificata, così come abbiamo fatto. Chiedo però al presidente Orletti, rispetto al fatto che noi abbiamo depositato una serie di proposte, proprio perché vorremmo, ecco, dare l'opportunità anche a chi diventerà autista soccorritore a tutti gli effetti, anche in previsione di una norma, che ci possa dare poi successivamente un giudizio su quanto, perché di solito funziona così, nel senso anche nelle audizioni, un giudizio rispetto ai testi che sono stati presentati, perché noi vorremmo che andare incontro, ecco, a quelle che sono le esigenze delle figure che andiamo a riconoscere, quindi fare un lavoro che sia a fin di bene, chiamiamolo così, ecco, lo volevo proprio, questa professione la riveste già, ma la rivestirà a tutti gli effetti quando c'è una normativa, appunto, che lo prevede. Il dibattimento che abbiamo già avuto noi e abbiamo avuto l'opportunità, ecco, di rimettere all'attenzione, perché inizialmente era stato inserito durante il sistema 118, ma abbiamo capito che era importante in questo momento, insomma, mettere in evidenza in particolar modo questa figura. Ci sono anche in questo senso delle normative che prevedono le ore di formazione evidente, insieme ovviamente all'associazione, insomma, che rappresenta, la cosa migliore, ribadisco, per loro, per poter, ecco, portare avanti questa norma di legge. Insomma, noi ci siamo, la Presidente Parente anche lei ha capito, tutti abbiamo capito che è un'esigenza ormai ineludibile, e quindi il nostro impegno è quello di portare avanti. Però, ecco, se durante l'interlocuzione, magari anche durante l'inter ci potesse dare una
L'abbiamo persa. Cos'è la cosa migliore che noi possiamo fare per voi? Ecco, finisco il mio intervento così, grazie. Paola, non abbiamo sentito... Ho finito l'intervento, spero mi abbiate sentito. No, ti abbiamo sentito molto male nell'ultima parte. Prova a ripetere l'ultima parte, niente, che adesso ti sentiamo bene. Sì, ecco, mi sono spostata perché qui non si sente niente in ufficio. Niente, volevo chiedere collaborazione appunto al Presidente, ecco, per far sì che noi possiamo portare avanti una norma di legge che sia il più consona possibile e più utile possibile alla professione di autista soccorritore. Tutto qua. Benissimo, io ho capito la domanda. Posso andare, Presidente, con la risposta? Sì, se non ci sono altri colleghi... Sì, può andare. Benissimo. Allora, innanzitutto ringrazio il senatore Marinello per diciamo, quei concetti di vicinanza e anche di buonsenso che ha espresso diciamo, nei nostri confronti, nei confronti della nostra professione. E ci siamo sentiti spesso, in realtà ci siamo sentiti spesso con molti membri della 12ª Commissione, quindi proprio per questo in apertura avevo ringraziato comunque per la vicinanza e per la comprensione della nostra esigenza, che poi comunque, ripeto, è sempre finalizzata al miglioramento del servizio. Per quanto riguarda la senatrice Boldrini, che ovviamente ringrazio anche per diciamo, il suo DL, per il suo intervento e per il suo, comunque, la sua costante attenzione nei confronti diciamo, della categoria e dell'associazione di categoria Cos Italia. E, diciamo, premesso questo, per quanto riguarda nello specifico il numero delle ore che potrebbe essere congruo rispetto al fatto che si possano formare in futuro degli autisti soccorritori capaci di essere funzionali diciamo, al sistema e dall'altra parte quindi chiaramente tutelarsi dal punto di vista delle responsabilità eccetera, io procederei con un'ottica diciamo un po' diversa rispetto a quella che affrontiamo e quindi senza dare nello specifico dei numeri, perché in realtà i numeri vengono fuori da quelle che diciamo sono le mansioni e le funzioni che l'autista soccorritore dovrà avere, che ha già e che dovrà avere in futuro per diciamo essere, ripeto, funzionale al sistema. Il percorso di Cos Italia rispetto alla collaborazione con le istituzioni per l'istituzione del profilo professionale diciamo va avanti da tanti anni e possiamo dire che rispetto a quelle che sono state le indicazioni in passato sia da parte del Ministero della Salute ma anche dalla parte delle componenti sindacali e dall'altra mettendo sul piatto quelle che sono le attuali mansioni, le attuali funzioni dell'autista soccorritore, noi crediamo che diciamo una cifra di numerica che può essere adeguata a dare una formazione appunto ottimale possa ruotare intorno alle 500 ore e all'interno di queste chiaramente prevedere diciamo una parte formativa teorica, una parte di esercitazioni pratiche e dall'altra comunque anche una componente di diciamo tutoraggio e quindi di sostanzialmente di prova con diciamo, gli autisti più esperti nelle strutture chiaramente o pubbliche o convenzionate, ce ne sono tantissime, e quindi in qualche maniera concludere questo iter formativo teorico-pratico con un esame finale dato da un organismo terzo, possibilmente diciamo, istituzionale, che poi sarà sicuramente, questa è competenza diciamo, delle regioni, dovrà verificare che alla fine di questo percorso ci sia stato l'apprendimento e quindi a quel punto con il titolo ognuno poi è libero di diciamo, fare questa attività diciamo, come volontario oppure come professionista, però dal punto di vista dell'utenza così con questo sistema andremo a definire in maniera univoca l'autista soccorritore che dovremo chiamare nel momento in cui ci sono dei problemi, che abbiamo dei problemi e avremo comunque uno standard minimo garantito. Quindi credo che diciamo, questa potrebbe essere un suggerimento, una linea di indirizzo, partendo appunto da quelle che saranno le competenze dell'autista soccorritore e quindi ricavare poi il percorso formativo. Bene, grazie, grazie. Dottor Orletti. Mi associo all'auspicio
e all'impegno dei miei colleghi e speriamo di portare a termine al più presto una legge per tutelare appunto gli autisti soccorritori. Lei sa che dovremmo trovare un punto di mediazione tra di noi, ma siamo tutti fiduciosi che ce la faremo. Quindi se non ci sono altri interventi, consideriamo chiusa l'audizione. Grazie dottor Orletti, sicuramente ci sentiremo presto e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie tante per questa opportunità. E sicuramente diciamo, questa congiuntura di, a livello politico, a livello sindacale, spero sia di auspicio perché possiamo arrivare veramente a mettere non una fine ma un punto d'inizio per noi e per ridisegnare il sistema 118 in futuro. Grazie, grazie a tutti.